sera steso un dell'aria un soffio di errore. Buongiorno a tutti, par su terzo buongiorno luogo di Asima, noi siamo in l'isola di Viumurbo, di qui che di un 1808 più di 160 paesani sono stati arrestati e inviati per la maggior parte in continenti, sono accusati all'epoca di parecchi fatti di ribellioni. Allora siamo con Charles Bartoli, che è uno dei primi a parlare di questa storia, di originario del paese accanto, sanguigno di Viumurbo. Allora, prima di parlare della storia stessa, possiamo rammentare il contesto storico dell'epoca? E un giorno che si spiega che Napoleone aveva messo a corsa la pura legge, già. E dopo era giunto Marbeuf. E con Sionville, che era il suo aiutante di Charaglio, avevano deciso di devastare tutti, di cacciare tutti i pastori da campagna e di devastare i paesi. Ma a solito era in campagna, c'erano gli animali, c'erano i suoi campagni, e non erano mica a casa un paese, un po'. E avevano deciso di Vadigun Ancorti a discutere con il governatore. E soprattutto c'era una piccola truppa di militari francesi che l'accompagnavano. E quando li sono giunti nella strada di Vosgio per curare verso Gorti, il comandante della piccola brigata l'ha fatto mettere davanti, ha fatto suonare musica perché non si sentisse e ha barato un fuoco. Non c'era più che morti nella strada. Prese null'erme senza demme dai mandi, in corretti a conti e malagno una strada l'inganno rincia su basto rame d'una drappola infame. Dicono da 70 a 100 pastori gli erano stati tolti. Dunque di un contesto generale di... Dunque c'era una scontentezza, c'era un paese come l'Isolaccio, 70 persone, dunque questa storia di Napoleone, a Gorsega Borrelegge, tutti questa parte, poi sta a fare in Viumurbo, non era mica ben visto. Allora, Jean-François Vinciguerre, voi siete presidente di l'associo Memoria di Viumurbo, che si batte giustamente per far conoscere questa storia di deportati. Allora, come ha principiato questa storia di deportati di Isolaccio? Era su contesto qui, fino o i vati che due hanno cacciato il grado di giudice di pace a Martinetti, a Don Giulio Martinetti, e dicono che questo Martinetti se ne sarebbe morto di Gribagore, diciamo. E avrebbero attaccato la gendarmeria di Brunello, un gazernamento a nome di Don Giulio Martinetti. Dunque, la piccola storia partiria di qui, e morì quando è giunta la rete, a Volsudo fa un esempio, a Volsudo che i nomi di fossero detti di quelli che hanno fatto questo malfatto. Dunque, come era l'epoca Valentini, avrebbe dato i nomi di persone, se osetti, che hanno fatto questo malfatto, dicendo, andavano a fare un appello, ma questi qui non ci saranno mica, il dito li mette alla macchia. E quando sono giunti i truppi francesi all'Isolaccio, hanno convocato tutta la popolazione e hanno deportato a tutto il mondo, per fare un esempio. Allora, hanno messo i paesani qui, in Agapere. C'è stato un appello nominativo, di giganti entrano per la porta qui e scendono per la porta di Ganto, dando a mano a una, dicono, gli altri due bardugli. E così Charles, mi va, E poi facevano sorta, due a due, uno per uno, e l'arrestavano quando era sorta. E 160 zette, soprattutto ombre. Come si passa dopo? Hanno morto tutti, cercano la voglia? Soprattutto gli unghi. Erano mezze nude, perché eravamo d'estate e facevo caldo. Di novembre avevano sempre le stesse bagne. E sono morti poco a poco. E dopo ne è fermato qualcuno che erano impiegati le proprietà dei contorni. Zappavano a terra, facevano ciò che sapevano fare. Ma qui a Sant'Arino non è voltato manco. No, qui non abbiamo mica. Erano interditi, certo? Hanno provato di. Sono morti in esilio. 160 e più non sarei di un tu sfilo nuda più per non torna mai più. Si sospende, sorrise, andate so. Allora,
Alors, Isabelle Cervetti, salut. Bonjour. Vous êtes d'Agui, de Zangavin, de Fimourbach. Par qui dire importante et d'impeignasse et une des relations de mémoire du Vimour, il y va ce monument de Vimour. Alors, une prime affaire est dire importante par qui a storia du Vimour, de Silo Guigui et encore d'autres logins coursiga, on est mica gounichouta, pogue mica, on est gounichouta pogue mica. I giovani non connaissent mica sta storia di portati et oggi mi pare che la Cisia una presa di coscienza non ta storia di Agursiga. Alors, par exemple, vous, Jean-François, c'est isolato. Tu vas te dire portati isolato. L'est imparato in casa ou plus tardi? Io l'ho imparato più tardi, l'ho imparato grazie a gente come Charles Bartoli e soprattutto alla sua memoria che è stata creata nel 1992. Dunque, eravamo idee, eravamo sempre. Cioè, di che senti che hanno creato la sua, avevano di nuovo la premura di tanti giorni a Contadelli che non fossimo qui di noi, che non unissimo la nostra storia. E di un scopo che non continuiamo, adesso con Isabelle ed altri, a perpetuare. In quanto a noi ci ritroviamo domani a due passi di qui, in un paese di Prunelli di Viumorbo, e parleremo della storia della guerra di Viumorbo con due passionati di questo evento.